Ciao tutti ragazzi, benvenuti in questo video. La Fatal Verona colpisce la Juventus di Maurizio Sarri. Una sconfitta pesante per quanto riguarda il percorso del campionato. Questa lotta scudetto adesso si fa veramente seria, perché domani sera l'Inter potrebbe agganciare la formazione bianconera in testa alla classifica a quota 54 punti. A meno uno si potrebbe portare la Lazio, impegnata da Tardini a Parma contro la formazione di D'Aversa, e quindi comunque questa lotta a scudetto si fa veramente molto ma molto interessante. Segna Cristiano Ronaldo, la Juventus si porta in vantaggio grazie al decimo gol consecutivo dell'asso portoghese, il primo bianconero a segnare per 10 partite consecutive. Ma non basta, prima il gol dell'ex Milan Fabio Borini e poi il rigore della Pazzo ribaltano completamente il match. È una sconfitta pesante, terza sconfitta in trasferta, terza sconfitta nel nuovo percorso targato Maurizio Sarri. La sconfitta all'Olimpico contro la Lazio a dicembre, poi la KO registrato a fine gennaio contro il Napoli a San Paolo, e adesso questa terza sconfitta, la seconda consecutiva lontano dall'Allianz Stadium, fa veramente male. Abbiamo detto del gol di Cristiano Ronaldo, un primo tempo soprattutto comunque di marchio gialloblu, il gol annullato a Kumbulla per posizione di offside proprio di pochi centimetri, è comunque l'emblema di un primo tempo che la Juventus ha giocato, ok? La traversa di Douglas Costa, il palo anche di Cristiano Ronaldo sempre nel corso del primo tempo, però troppo poco per far male a questo Verona, che adesso un po' a sorpresa si porta al sesto posto della classifica, scavalca il Bologna che ha vinto ieri sera nella Friday Night contro la Roma all'Olimpico, scavalca, abbiamo detto, la squadra di Mihajlovic a quota 34 punti e si porta al sesto posto, che significa in questo momento qualificazione, passaggio diretto all'Europa League. È un risultato clamoroso e comunque questa rimonta segna ancora una volta un grande percorso, perché dalla promozione lo scorso anno per via dei playoff a questo inizio di campionato, e ha comunque anche una conferma che questo è l'AS Verona. Dicevamo il pareggio contro il Milan domenica scorsa a San Siro, il pareggio durante questa settimana nel match che era valevole per il recupero dell'ultima giornata d'andata all'Olimpio contro la Lazio, e adesso questa vittoria pazzesca contro i bianconeri. Un secondo tempo in cui la Juventus ha giocato abbastanza bene, secondo il mio punto di vista, vantaggio meritato, bellissima l'apertura di Bentancur per Ronaldo che scatta comunque la posizione di offside, giustamente comunque convalidato, e poi comunque riesce con il suo talento, con la sua progressione, a battere sia il difensore gialloblu ma anche Silvestri con un preciso destro, e questo comunque è un grandissimo record per il campione portoghese, il primo bianconero, lo ricordiamo nuovamente, il primo bianconero a segnare per 10 partite consecutive. Si porta a quota 20 gol, ma questo comunque è per la gloria personale, non per quanto riguarda la squadra che cade nuovamente per la seconda volta consecutiva dopo la KO registrato alla San Paolo. Tutto questo fa pensare, perché non vediamo ancora una Juventus brillante, una Juventus che ci fa divertire, una Juventus che fa fatica a creare gioco, e questo fa preoccupare, perché adesso comunque stanno arrivando le partite importanti. Giovedì l'impegno a San Siro contro il Milan per quanto riguarda l'andata della semifinale di Coppa Italia, tra due settimane invece ci sarà l'impegno in Europa valido per gli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. E quindi ragazzi, è arrivata purtroppo l'ennesima sconfitta firmata dall'ex milanista Borini e poi anche dall'altro ex milanista e anche nerozzurro, abbiamo detto ragazzi, e invece Pazzini decide quindi questo Saturday Night qui alla Bentegodi. È una sconfitta che veramente fa pensare la formazione bianconera. Ringrazio per attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.